Ciao, io sono Alex Stella e ti do benvenuto nel mio canale YouTube. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come eseguire questa bellissima borsettina bonbon con la chiusura a molla, con la chiusura a scatto. È una mini pouch bag, è veramente un bijou, un bonbon come l'ho chiamata io, perfetta per le nostre passeggiate estive, per le nostre passeggiate al mare o anche in città. È stupenda in tutte le variazioni, tutte le gradazioni di colore. Ci vuole davvero pochissimo tempo per poterla eseguire e soprattutto è adatta anche ai principianti. Qui in questo progetto lavoriamo la maglia bassa. Tutte le persone che ancora non sono iscritte al mio canale, vi invito a iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutte le novità che usciranno sul canale. Voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutte le iscrizioni che negli ultimi tempi, nelle ultime settimane sono arrivate sul mio canale YouTube. Siete veramente preziosi per me. La vostra iscrizione per me vuol dire tanto perché mi dà opportunità di crescere su questa piattaforma, di caricare sempre tutorial nuovi, di caricare lavori innovativi e sempre più belli per voi. Per eseguire la nostra bonbon bag, io ho utilizzato il classico cordino sintetico tie. Io ho utilizzato quello in bobina, ma anche quello in busta va benissimo lo stesso. Potete utilizzare in realtà qualsiasi tipo di cordino, anche quello in cotone. Importante che non sia eccessivamente grande, quindi per un 3/4 mm sarà sufficiente. Io questo classico cordino tie da 3 mm l'ho lavorato con un uncinetto 4,5, ma io nel caso del cordino ho una mano un pochino stretta, quindi ho bisogno di una mezza misura in più dell'uncinetto, altrimenti la lavorazione mi viene davvero troppo troppo rigida. Voi ovviamente scegliete l'uncinetto in base alla vostra mano, quindi se tendenzialmente avete una mano tanto morbida, potete anche lavorarlo con un uncinetto 3,5. Avrete bisogno di tre segnapunti e della chiusura a molla, della chiusura a scatto. In questo caso io ho scelto questa bellissima chiusura, veramente tanto originale, che è piccolissima e ha la misura della nostra mano, quindi diventa una piccola pouch bag perfetta da sfoggiare nelle nostre passeggiate. Iniziamo la lavorazione della borsa eseguendo 11 catenelle. Una volta eseguite le 11 catenelle, lavoreremo 10 maglie basse, ma invece di lavorarle prendendo semplicemente un filo della catenella, quindi questo filo laterale, capovolgiamo la catenella e prendiamo questo filo centrale, quindi la parte inferiore della maglia. In questo modo lavoreremo 10 maglie basse. Prendo sempre la parte posteriore della maglia, quindi il filo che sta al di sotto della catenella, in questo modo. Ho eseguito 10 maglie basse, come vedete, lavorando sulla parte posteriore, quindi sull'asola inferiore della nostra catenella. Lato opposto risulta perfetto con delle catenelle perfette e quindi quando dopo dovremo lavorare tutto attorno alla nostra base, vi trovate sicuramente meglio perché vi trovate le catenelle perfette dove poter inserire l'uncinetto. Ora eseguiamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo maglie basse. La nostra base è eseguita tutta a maglie basse. Il nostro giro sarà di 10 maglie basse, qui non eseguiamo degli aumenti.
ultima maglia, la decima, ecco il secondo giro, ricomincio di nuovo una catenella, giro la lavorazione e continuo lavorando una maglia bassa in ciascuna delle maglie basse del giro sottostante, per un totale sempre a ogni giro di 10 maglie basse. Proseguo in questo modo per un totale di 26 giri. Una volta eseguiti 26 giri per 10 maglie basse a ogni giro, il nostro fondo è pronto, vi do la misura. La lunghezza è 15 cm e la larghezza è 7. Non ricalco esattamente la forma della chiusura. Perché faccio questa scelta? Perché in questo modo la lunghezza in più fa sì che questa parte della borsetta, quindi la parte laterale, venga bella ampia e bombata e dà una bella forma alla nostra borsetta. Come calcolare la lunghezza e larghezza del fondo, essendo una figura completamente diversa dalla nostra chiusura? Io prendo la misura della metà della chiusura, in questo caso sono 24 centimetri. Una volta misurato la metà della chiusura, potete misurarla anche tutta intera e poi direttamente anche il fondo, ma io preferisco prendere la metà anche del fondo in questo modo, e come vedete è 24 centimetri, che significa che il perimetro totale del nostro rettangolo è uguale al perimetro della nostra chiusura. Quindi una volta che la borsetta sarà pronta, noi potremo perfettamente accomodare le maglie anche se non è la stessa forma. Ora posizionerò il segnapunto nell'ultima maglia che ho eseguito del fondo e riprendo la lavorazione della borsa coprendo tutto il perimetro del fondo con le maglie basse. Saranno 26 maglie basse nel lato lungo, 10 maglie basse nel lato corto, di nuovo 26 e di nuovo 10. Una catenella e ora prendo la prima maglia qui. Cerco di prendere due asole per far sì che non si apra un foro. Una maglia bassa nella seconda maglia. E proseguo in questo modo, quindi faccio una maglia bassa per ogni giro eseguito, quindi per un totale di 26. Ho lavorato 26 maglie basse, quindi ho ricoperto di maglie basse primo lato lungo. Ora riprendiamo la lavorazione sulle maglie delle nostre catenelle fondanti e come vedete abbiamo qui una perfetta catenella dove poter inserire l'uncinetto e lavoriamo anche queste 10 maglie basse. Ora riprenderò la lavorazione del lato lungo di nuovo, quindi 26 maglie basse, ulteriori 10 maglie basse fino ad arrivare al segno punto. Ho lavorato le maglie basse lungo tutto il bordo della base, questa è l'ultima maglia bassa dove avevo posizionato il segnapunto. Ora riprendo il segnapunto e lo riposiziono sempre nello stesso punto per ricordarmi quale è il mio inizio giro. Ora semplicemente, senza eseguire catenelle, senza eseguire ulteriori maglie, entro direttamente nella maglia bassa, nella prima maglia bassa del giro, non in questa maglia che è la catenella che abbiamo fatto per iniziare il giro, ma nella prima maglia bassa, e ricomincio a lavorare le maglie basse e le lavoro in tondo senza più chiudere il giro, quindi semplicemente riposizionandomi sempre al di sopra delle maglie basse già precedenti.
e lavorerò in questo modo, quindi una maglia bassa in ciascuna delle maglie basse del giro sottostante per un totale di 13 giri. Ho ultimato la lavorazione del secondo giro e come vedete ho ricominciato anche la lavorazione del terzo, semplicemente salendo sulle maglie del giro sottostante senza mai chiudere il giro. Ho proseguito lavorando in tondo per un totale di 12 giri. Ora dobbiamo dividere la nostra lavorazione a metà, quindi ripieghiamo la borsa nel lato, nel verso lungo, quindi in questo modo, e posizioniamo i nostri segnapunti sui lati opposti della lavorazione, facendo attenzione che il numero delle maglie su entrambi i lati sia uguale. Ho posizionato i segnapunti sui lati opposti della lavorazione e mi trovo 35 maglie da un lato, 35 maglie sul lato opposto, in più le due una maglia e una seconda maglia dove ho inserito i segnapunti. Adesso dal segnapunto in poi lavorerò 11 maglie basse, 4 le ho già pronte perché ho finito la lavorazione del giro in corrispondenza del segnapunto, del primo segnapunto che abbiamo messo sulla nostra base, quindi aggiungo le maglie che mi mancano per fare 11 maglie basse. Una volta eseguite 11 maglie basse, lavorerò 13 maglie bassissime. E ora di nuovo 11 maglie basse fino al segnapunto. Ora lavorerò anche la maglia dove ho posizionato segnapunto, che è il punto di riferimento del centro del nostro laterale, quindi maglia bassa anche qui. Mi riposiziono di nuovo nello stesso punto il segnapunto, mi serve come punto di riferimento successivamente per poter applicare perfettamente, precisamente la nostra chiusura. Di nuovo 11 maglie basse. E adesso di nuovo 13 maglie bassissime. Eseguite le 13 maglie bassissime, riprendiamo la lavorazione delle maglie basse, sono 11 fino al segnapunto. Riprendo la lavorazione della maglia dove avevo posizionato il segnapunto, quindi eseguo una maglia bassa e ora di nuovo proseguirò con la stessa lavorazione, quindi 11 maglie basse, 13 maglie bassissime, di nuovo tutta la parte delle maglie basse che sono 11 più una più di nuovo 11, 13 maglie bassissime e ricomincio di nuovo per un totale di 3 giri. Ora possiamo proseguire
con unione della nostra chiusura a molla. Posiziono la parte della molla, quindi dove sta la vite, in corrispondenza del segnapunto. Le 5 maglie in corrispondenza del segnapunto, quindi quella centrale del segnapunto, le prime 2 prima e le prime 2 dopo, quindi in totale di 5 maglie, andranno lavorate successivamente. Quindi ora riprendo il cordino tenendo ferma la chiusura in questa posizione, quindi la vite in corrispondenza del segnapunto, e inizio a coprire, a rivestire il manico con le maglie basse allungate. Quindi prendo il cordino in questo modo, lo faccio passare sopra alla chiusura e chiudo con una maglia bassissima. In questo modo. Nella prima maglia lavorerò 2 volte, quindi entrerò 2 volte. Nella maglia successiva entrerò 2 volte. In questo modo cerco di tirare in modo che siano ben serrate le maglie. Ora nella terza maglia lavorerò una volta sola, quindi passo una sola volta. In questo modo. Nella maglia successiva, quindi nella quarta, 2 volte. Nella quinta maglia, una sola volta. Nella sesta, 2 volte. Non vi preoccupate se il manico non risulta perfettamente coperto, dopo dovremo spingere e stringere le maglie successivamente. Quindi maglia successiva, una volta sola. Quella successiva ancora 2 volte. E nell'ultima maglia bassa, prima delle maglie bassissime, una volta sola. A questo punto omettiamo la lavorazione delle maglie bassissime, quindi non entro nelle maglie bassissime, ma semplicemente ricopro la chiusura con delle maglie basse allungate e la ricopro di cordino. Ho lavorato un totale di 20 maglie libere direttamente solo sul manico e ora riprendo la lavorazione di nuovo sulla borsetta, quindi sulla lavorazione all'uncinetto, riposizionandomi il manico vicino alla lavorazione. Riprendo la prima maglia bassa subito dopo le maglie bassissime, quindi entro nella prima maglia e riprendo la lavorazione. E proseguo con lo stesso schema, quindi una maglia, 2, 1, 2 e così via. Le ultime 2 vicino alla molla sono sempre doppie. Ho eseguito tutti i punti anche su questo lato e ora abbiamo qui lo spazio della molla, quindi dove abbiamo posizionato il segnapunto. Queste 2 maglie prima, la maglia del segnapunto e le 2 maglie dopo, quindi per un totale di 5, lavoreremo a maglia bassissima. Procediamo in questo modo.
entriamo nella maglia, prendiamo il filato e lo chiudiamo semplicemente come una maglia bassissima. Entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo da sotto e lo passiamo come una maglia bassissima. Abbiamo la maglia del segnapunto, lo possiamo adesso staccare. Terza maglia, entro all'interno, prendo il filato e lo chiudo a maglia bassissima. Procedo così con successive due maglie, quindi un totale di 5 maglie bassissime. Se avessimo coperto anche questa parte della chiusura con il filato, la nostra molla non si chiuderebbe. Ora riprendiamo con la lavorazione delle maglie basse, quindi riprendiamo la lavorazione di tutto, la copertura di tutto il manico. Ho portato a termine anche questo lato della chiusura, quindi come vedete l'ho ricoperto con le maglie basse. Le 5 maglie, le ultime 5 maglie che ho eseguito sono le maglie bassissime in corrispondenza della molla. Ho tagliato il filato, ora posso tirare e chiudere la lavorazione. Con un ago riposiziono il filato sul rovescio della lavorazione e passo semplicemente all'interno delle maglie tutto sul rovescio, per far sì che il nostro lavoro sia ben fermo. Ora che ho chiuso il filato, posso dare una forma alla mia borsa, quindi entro all'interno della borsetta con le mani, aggiusto gli angoli, quindi tiro bene perché avendola maneggiata tanto perde un pochino la forma la nostra borsa, quindi risistemo bene gli angoli e basterà semplicemente chiuderla ed ecco che è pronta. Questo tipo di pochette non ha bisogno di essere foderato perché è perfettamente funzionale anche senza una fodera. È una mini borsetta bonbon da portarsi nelle nostre passeggiate estive. Eventualmente, se volete arricchire il suo utilizzo, basterà attaccare qui due anelli e una tracolla e diventerà una bellissima mini tracollina. A questo punto il nostro tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuta la nostra mini borsetta bonbon. Io l'adoro, ne ho una che sto già portando in spiaggia con me. È perfetta per portarsi il cellulare, le chiavi e il portafoglio, portamonete, e in spiaggia, nelle passeggiate serali. È stupenda, veramente l'adoro. Penso di farmela in tutti i colori estivi perché veramente me ne sono innamorata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero di vedere prestissimo le vostre bonbon pronte e noi ci vediamo al prossimo tutorial.